sono uno dei rarissimi esempi di uno che ha una posizione rilevante, segretario politico di un partito, che decide di lasciare non perché costretto, come è successo a quasi tutti i segretari dei partiti, per la magistratura o perché hanno perso le elezioni, ma perché ho capito, e proprio qui vi ricorderete forse l'anno scorso, qui l'avevo annunciato, che avrei fatto il congresso anticipato, che poi abbiamo fatto a dicembre del 2013, perché la Lega aveva bisogno di un segretario a tempo pieno e io come governatore non potevo farlo. L'avevo detto, ne ero consapevole, e la Lega, prima che arrivasse Renzi a fare il ricambio generazionale, ha ragione Maurizio Martina, Renzi ha tanti difetti, per l'amor di Dio, è uno che si vende bene, poi andiamo a vedere la concretezza, poi se abbiamo tempo parliamo anche dello sblocco Italia, per esempio, no? Dal punto di vista della concretezza siamo molto molto inferiori alle cose che dice, è un bravo venditore, ok? E in politica serve anche questo, alla lunga non paga, secondo me. Però lui si vende bene e è ovviamente da riconoscere a suo merito il fatto che le elezioni non le ha vinte, le ha stravinte e continua ad avere un consenso elevatissimo. E io rispetto di chi ha il consenso, perché questa è la democrazia, ok? Nostro compito è di tornare a vincere noi, il centrodestra, cosa piuttosto complicata mi pare. Su Palco ha parlato del referendum per la Lombardia, che tempi si immagina innanzitutto? È una decisione che deve prendere il Consiglio regionale, la richiesta di deliberazione è già stata presentata, la proposta di deliberazione, adesso in settimana riprendiamo i lavori e io la porrò ai capigruppo in maggioranza come una delle priorità e voglio che si porti in aula al più presto possibile. Vediamo il referendum della Scozia e poi facciamo il nostro. La democrazia è il referendum, di che cosa parliamo, voglio dire? Noi abbiamo finanziato tutte le politiche, abbiamo recuperato da Roma oltre 1,5 miliardi in 1 anno e mezzo, 1 miliardo per la sanità. Abbiamo un problema serio adesso, che dobbiamo spendere 506 milioni di euro nella sanità tra settembre e dicembre. Lo dico con un po' di ironia, ma felice di avere questo problema, no? Quindi sappiamo gestire i soldi, non abbiamo mai dovuto chiedere rimborsi allo Stato, pretendiamo che lo Stato ci dia quello che dà alle regioni a statuto speciale, che servirebbe a risolvere tutti i nostri problemi. La battaglia per la regione a statuto speciale è la battaglia che ci consente di risolvere tutti i nostri problemi. Io non vedo una priorità più importante di quello. Come si ottiene? Presentando un emendamento alla riforma costituzionale? No, perché non va avanti di un millimetro. Fare il referendum, chiamare, se il popolo lombardo si esprime e dice vogliamo la Lombardia regione a statuto speciale, a Roma la fanno, non possono fermarsi, non possono impedirlo. Quindi sono soldi ben spesi. E io penso che con tutta l'amicizia, con tutta la simpatia, con tutto l'affetto che ho nei confronti di Berlusconi, lui non possa pensare di essere quello che nel 2018 si ricandiderà alla guida del centrodestra. Non può essere questo. Il problema ce l'ha. Lega, io per la prima volta ho fatto le primarie. Io penso che si debbano fare le primarie quest'autunno perché c'è il rischio che si voti per le politiche l'anno prossimo. Io vorrei davvero che Berlusconi prendesse questa questione seriamente, lanciasse le primarie per il centrodestra in autunno per individuare il futuro candidato premier e lui farà il leader politico del centrodestra, ma la spinta al rinnovamento che Renzi ha messo in campo è ineludibile, non possiamo pensare che Berlusconi si ricandidi nel 2018 come candidato premier del centrodestra, impossibile, no? Vuol dire perdere, vuol dire schiantarci e allora dobbiamo trovare un nuovo candidato premier, giovane, ricambio generazionale attraverso le primarie. Il presidente del Consiglio Renzi c'è o ci fa? Buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito. Caro direttore, c'è? Senza dubbio. Vabbè, adesso posso immaginare la vostra opinione.
però sì, secondo però me c'è, lasciamolo parlare, c'è, no? C'è lui come ci siamo noi, c'è lo sforzo di provare a cambiare questo paese, c'è lo sforzo, ditemi per se favore, posso, se no è inutile che stiamo qui, ditemi se posso, se posso parlare poi. Grazie. C'è nello sforzo di provare a dare anche una generazione nuova, nuove responsabilità. Penso che questo ad una forza di cambiamento come la Lega potrebbe interessare qualcosa, no? Vedere anche in fondo come gli altri provano a fare il mestiere del rinnovamento. C'è poi la strada in salita, poi le cose non si cambiano in 5 mesi quando non sono cambiate magari in 50 anni. Però noi ce la stiamo mettendo tutta, si può discutere, ci si può confrontare, si può battagliare come si fa su alcuni temi. Molte delle cose che sono state dette anche sulla questione migratoria di prima, anche per me meriterebbero una riflessione in più. Però se la domanda è ci fa o ci è, io ti dico c'è. E guarda, c'è perché c'è anche il popolo italiano che gli ha dato anche da queste parti un segnale, perché se no non prendi il 40% in Valseriana se non ci sei, secondo me.